stesso e quindi dare una seconda possibilità, perché la separazione e l'abbandono sono delle tematiche che abbiamo vissuto tutti e che sono state sempre molto al centro dei miei film, e quindi mi sembrava un'ottima occasione quella di collaborare con due donne che non conoscevo da un punto di vista lavorativo, professionale, nel senso con cui non avevo mai lavorato, e due donne molto diverse, e a queste donne si sono unite queste altre donne. È così, ora posso dire che il film in questo senso è un film al femminile, così l'ho detto, perché come potete immaginare non me l'ha chiesto nessuno se era un film al femminile. Eh sì, penso di poter dire che è un film al femminile, non vedo... C'era in parte, ovviamente, giusto Francesca in scrittura, e probabilmente abbiamo fatto delle aggiunte in fase di montaggio, quindi si sono fatte quelle anticipazioni, per capirci, che cominciano a far capire quello che accadrà. Quella è stata una scelta di montaggio che è arrivata dopo, però invece i piani temporali che creavano poi insomma tutto il puzzle che si completava alla fine, invece era una cosa stabilita in scrittura con Francesca. Solo qualche piccolo accento, devo dire, è cambiato molto poco al montaggio il film, cosa che invece spesso accade, tipo anche accadere che riscrivi, no, Francesca, il film quando sei in fase di montaggio. Nel caso di questo film, devo dire, abbiamo seguito per filo e per segno la sceneggiatura, tranne questi piccoli flash, diciamo, che arrivano quando, insomma, avete visto il film, no? Sì. Okay. I miei ultimi lavori sono stati caratterizzati da personaggi femminili, e mi è sempre piaciuto farlo. Ho cercato di mettere, ormai da Viaggio Sola in poi, al centro dei miei film delle donne, perché generalmente questi personaggi non erano al centro, erano più o meno sempre laterali. E da quel momento in poi è nato il mio sguardo e il mio, forse la parte più vera del mio cinema, dei miei film. E questi personaggi sono quasi tutte donne, ora che ci penso, da Viaggio Sola, Io e Lei, a Petra, fino ad arrivare al film che abbiamo fatto io e Margherita in America, che era con 7 registe donne di tutto il mondo, fino ad arrivare a 10 minuti. E uno dice: fai questo film con tante donne e lo fai per le donne. No, io penso che le donne possano identificarsi, possano avere un desiderio di rivedersi anche in certe situazioni, in certi personaggi, ma intanto i film si fanno per un pubblico. Qui è il solito discorso anche legato alla regista donna, allo sguardo femminile, al regista uomo. Sono tanti anni che lo dico per me, e ci tengo tanto alla protezione delle registe, ma insomma non c'è una distinzione di genere. Per me esiste uno sguardo di un autore che deve essere sensibile e attento nel raccontare le donne, e non è importante quindi che sia un uomo o una donna, e non è importante che il pubblico sia un pubblico femminile, anzi tutt'altro, il pubblico è un pubblico, le donne indubbiamente si riconoscono in certi personaggi e forse li amano proprio per questo, gli uomini hanno forse la possibilità di vederli con altri occhi, e quindi mi rivolgo soprattutto a loro affinché capiscano forse finalmente un giorno. Ecco, potrebbero fare loro un 10 minuti e pensare: chissà come sarei se domani mi svegliassi nel corpo di una donna. Io sono molto affezionata al personaggio di che interpreta Alessandro. Pensa che vuoto di totale di memoria, non mi ricordo il nome, di Nick. Pensate come sto. Ok, Nick. Sono molto affezionata a quel personaggio, e per me Francesca era molto importante entrare anche nella mente di un uomo che all'inizio ti fa grande paura, nel senso, nella prima scena è un carnefice, è uno che è durissimo, sembra veramente uno stronzo. Invece, andando avanti con il film, tu ti rendi conto che ha le sue ragioni. Per questo dico che poi i miei film si rivolgono in realtà molto anche agli uomini. Mi metto solo un po' in disparte, insomma, faccio il contrario di quello che è stato fatto per 50 anni del cinema, semplicemente. Però io ho un'opinione degli uomini che non è un'opinione negativa, e il personaggio anche del padre è un uomo che ha sbagliato, e che anche lui, insomma, si rende conto di aver sbagliato, ha una fragilità tutta sua. Però ecco, soprattutto il personaggio di Nick, io penso che
andando avanti con il film, la gente lo capisce e anche Bianca lo capisce e si rende conto anche dei suoi errori, dei suoi limiti, del perché questa relazione era già finita e lei non si era resa conto per quale motivo, no? L'assenza di giudizio è quello che mi è sempre, che ho sempre cercato di fare nei film che ho realizzato. Ho sempre cercato di non giudicare nessuno. Il fatto che poi mettessi più al centro le donne rispetto agli uomini, c'era comunque un'assenza di giudizio.